solista ho cominciato 2 anni fa, qualcosa. Però diciamo la maggior parte del tempo era chiuso in cameretta questo progetto. Ero appena tornato da un tour americano con un'altra band che facciamo musica funk, tipo proprio James Brown, Parliament Funkadelic, quindi proprio il funk classico sull'uno, 4/4, dritto, 3 ore di concerto fisso, fighissimo. E comunque sì, in America ho visto tante cose, cioè tutto era gigante, lampadari erano giganti, macchine giganti, no? Dopo un mese di tour e divertimento mi ritrovo di nuovo in camera mia a Grattaferrata vicino a Roma e buia, tutta scura, mi prende una depressione prematura, diciamo, 22 anni, no, un po' di più, 23 anni. E niente, quindi da là comincio a sfogare tutta questa... E ho lasciato tutto, lavoro, università, scuola d'inglese, prendo tutta questa malinconia e cerco di buttarla sulla musica. Carico delle canzoni su SoundCloud e mi nota un professore di Oxford di Sound Technology, che tra l'altro è stato pure il fonico di palco di U2, quindi un personaggio particolare, e mi invita a Oxford e da lì diciamo che a registrare un demo in uno studio molto bello. Da lì comunque sia è stata una partenza, cioè quel demo non ci ho fatto nulla, però è stata una ripartenza pure personale, nel senso che dai, ricomincio a fare robe serie perché ne vale la pena magari. Quindi diciamo da lì è ripartito, è partito effettivamente poi quando sono tornato in Italia il progetto Romagno, fino a che dopo un anno e mezzo di concerti in giro ho firmato il contratto con Carosello Records e da lì si sono aperte ancora più porte, diciamo. Cioè nel senso... cioè avevo anche paura di lasciare un album, perché comunque sia quando rilasci qualcosa in qualche modo ti metti a nudo, no? Con la gente, con le persone pure che non ti conoscono. Quindi c'era da una parte la paura, da una parte non ero sicuro di quello che avevo fatto, che cos'era. C'era ancora un Brongonio depresso in cameretta, un Brongonio che aveva riscoperto la felicità di andare in giro, altro. Quindi c'era questo contrasto interiore che non mi faceva capire se era un momento o meno. Cioè io ho un sacco di brani, tantissimi, ne ho scritti fortunatamente, e però magari stanno ancora lì che aspettano di vedere la luce in modo effettivo. Quindi adesso, dopo che a parte dei passaggi a livello professionale, quindi appunto la firma, i concerti, i tour, le aperture artistiche più grandi, c'è arrivata la conferma per quanto riguarda me, nel senso che ok, al momento ti fa ascoltare qualcosa di mio, veramente mio. E appunto questo EP, The Mountain Man, contiene tracce vecchie e nuove, tra virgolette, di me. Quindi ho fatto un po'... come biglietto ISO ho messo un po' il lato quello oscuro, un po' quello un po' più chiaro. Sostanzialmente è un insieme pure di generi musicali, voglio dire, c'è Killer che è un misto fra, che è stato il mio primo singolo, diciamo, è un misto fra un po' elettronica, un po' folk, Rodeo è totalmente folk, The Lake secondo me è un po' più pop, la pubblicità della Vodafone proprio per quanto riguarda, riuscirà secondo me fra qualche anno, su Windfall, e poi Let Me Down è quella un po' più introspettiva, ma ancora di più è Oh Lord, l'ultima, che è, l'ho scritta ad Assisi, è un posto dove vado spesso, mi ritiro spesso da tutto il casino, la musica alta, tutto quanto, vado un po' nei boschi Assisi, e è praticamente un discorso che una qualsiasi persona fa delle domande a Dio nella strofa e nel ritornello Dio dà tutte le risposte tutte insieme, quindi c'è pure una bella carica emotiva, insomma, pure dal bio che non sa cosa suonarlo. Guarda, il fatto è che magari parte tutto da dai miei genitori, e io mi ricordo che c'era una Peugeot 405 vecchissima e facevo delle cose veramente ridicole, cioè avevo avuto 8 anni e c'era Fiss, il Best Of degli America, quindi Horse With No Name, tutte queste canzoni folk bellissime, e mi ricordo che io le cantavo a memoria non sapendo le parole, quindi facevo Wanna Sgana, Sgana Wanna, e mi guardavo nello specchietto mentre le cantavo e mi immaginavo le salite di cactus, tutte queste cose qua, quindi già da piccolo mi è piaciuto. Poi mi sono tra virgolette perso perché sono fissa con Backstreet Boys e Spice Girls all'epoca. Quelli sono formativi. Al compleanno di 10 anni gli elementari mi hanno portato in classe la torta che questi poi si sono provati, quindi mi sono preso l'angoletto con Nick che mi ci è ferito, pure il tuo. È ovvio. Sei tranquilla, chissà. E,
E quindi niente, dopodiché ho avuto un percorso metal, facevo un po' di Sepultura, di Metallica, dopodiché ho scoperto John Frusciante, chitarrista di Red Hot Chili Peppers, e non sapevo avesse una carriera solista. L'ho scoperto tra virgolette tardi, tipo nel 2006-2007, e lui però fa dischi dal 92 e ha fatto tipo 6-7 dischi da solista. Quindi mi sono innamorato di quella parte e da lì, anche tramite lui, con i consigli dei siti, artisti in comune, no? E ho scoperto una vagonata di artisti folk che hanno proprio cambiato il punto di vista musicale, tipo appunto con Anniverso, Fia Stevens, Elliott Smith è stato molto importante per me, cioè proprio tutti, cioè, tutti i dischi mi piacciono, bellissimi. James Vincent, Mac Morrow, che mi è piaciuto da Post Tropical, e pure quest'altro non lo stavo ascoltando stamattina per la prima volta, però non mi ricordo come si chiama, We Move, tipo, quello famoso. E quindi niente, hanno cambiato il mio punto di vista musicale, cioè nel senso, lì sento proprio la sincerità dell'artista. Allora mi sono detto, perché uno deve andare a fare le cose complicate, tecniche, e ho buttato le chitarre elettriche, come vuoi dire, perché... Costa di buttare spaccato e da lì ho scoperto che secondo me con la sincerità arrivi pure più in modo più diretto. Quindi ho tutti gli schemi mentali, ho cercato di buttarli via, poi li ho buttati davvero, fortuna, fino a trovare un metodo di scrittura che è quello che ti passa per la testa, ma soprattutto sulla pancia e il cuore. Scrivilo e cantalo immediatamente, quindi faccio un po' così e da quel momento ho cominciato a scrivere canzoni. È stato particolare perché tramite un'amica in comune che organizzava il concerto a Lecce, vabbè, a parte che io suono anche con Roberto Angelini, che poi c'è un progetto ambient di cui non esiste niente, perché è una cosa di totale improvvisazione, non vogliamo registrare nulla per il momento, cioè quindi lo facciamo live, quello che viene è resta lì, che si chiama Stillox. E anche tramite lui penso Niccolò mi abbia scoperto, perché Nicolò Bob è stato chitarrista storico 5 anni di Niccolò. E niente, quindi tramite gli ha detto, guarda Niccolò, vorrei fare più il concerto per Brand New News, artista, l'ho detto, ah sì, lo conosco. Dopodiché ci siamo incontrati a Trastevere per un pranzo. La cosa bella di Niccolò è che è stato, ok, mi piace la musica, mi piace il folk, mi piace Killer, mi piace Rodeo, bello tutto, però mi deve piacere pure come persona. Cioè non gli è interessato per niente il collegamento, siamo due etichette diverse, che stavo Universo, dove Carosello, quindi è stato bello questa cosa di non mettere per forza un artista della stessa casa discografica. E quindi siamo visti a sto pranzo abbastanza lungo, di un'oretta e mezzo, con cui abbiamo chiacchierato veramente di tutti, di viaggi, di artisti, e abbiamo scoperto tantissimi artisti in comune. Tra l'altro il suo ultimo disco mi piace un sacco, insomma, piccole cose. La cosa bella del disco Niccolò, secondo me, proprio piccola parentesi, è proprio il modo in cui ha trovato di fare una metrica inglese, secondo me, americana, in italiano. Quello è stata la cosa difficile per quanto mi riguarda. Perché, vedi, l'inglese è una lingua molto musicale, confronto all'italiano. Lui è riuscito a fare una roba folk, proprio all'americana, alla canadese, diciamo. E io gli ho detto, questo qua è il tuo Nebraska, gli ho detto, per esempio, gli ho detto, questo è il tuo Nebraska. E si è messo a ridere. E quindi da lì... sono del genio, mi ha fatto aprire un sacco di date, è stato bellissimo. Ogni volta mi trovo la prima parte che faceva ancora un po' freddino nei teatri. Quindi vedi, cioè, teatri, il primo proprio da Assisi è partito, quindi cioè il fatto che sia partito dal mio luogo preferito, il tutto, è stato un po' un segno dello stava andando bene. Quindi il primo è stato ad Assisi, teatro, 3.000 persone, era agitatissimo, quindi così stai chitarra e voce, stai nudo in pratica. Sono 3.000 persone e... è una bella botta. Sono andato di recente alla Centro, sì, stavo insieme a Michele Canova, che è un produttore di Giorgio. È una persona che ha venduto 18 milioni di dischi comunque, quindi che cosa ha fatto? E è stata un'esperienza importante, ecco, questa qua diciamo che l'esperienza più mi ha cresciuto, perché è stato proprio il movimento fisico, no? Di fare un viaggio per andare a registrare un disco, è stato fondamentale per me. Quindi tu ti ritrovi da Grottaferrata a Los Angeles, e fai tipo, dove sto? Los Angeles non mi ha fatto impazzire, diciamo, perché è molto plasticosa pure Hollywood, però poi abbiamo visto i deserti nel South, abbiamo conosciuto i nativi americani che mi ispirano molto, e
E quindi niente, cioè con così stai in studio con una persona che è abituata a lavorare con dei professionisti, quindi pretende certe cose, ma ha messo a mio agio assolutamente, però pretende delle cose, quindi tu stai lì, orari serrati, da mezzogiorno alle 9 di sera, magari con una pausa pranzo e basta, un caffè al volo. È dritto, si lavora tutto il tempo e mi ha formato tantissimo, più che altro uso il francese per dire questa cosa, mi ha tirato fuori le palle di fare cose in modo più maturo. E la roba uscita infatti è pazzesca e ci stiamo ancora lavorando a distanza adesso, però è stata un'esperienza importante. Questa sarà l'esperienza più grande degli ultimi mesi di anni.